Ma allora, sì, il mio esordio, cioè, ha avuto un grande impatto a Padova perché sono partito proprio bene. Poi, a causa dell'infortunio, sono dovuto stare fermo e Frattura piede, però. sì, al quinto metatarso, infatti, mi sono dovuto operare. Però adesso mi sono curato, sono tornato già anche l'anno scorso e sto bene, diciamo, lì non ho nessun problema. No, io vengo qua con grande entusiasmo, sono convinto di essere arrivato in una società con grandi prospettive, difatti non ci ho pensato due volte appena avuto la proposta dalla società. No, io vengo qua sapendo che ci sono tanti centrali, la squadra è molto forte e spero appunto di imparare moltissimo da loro e spero appunto di crescere molto quest'anno e di appunto di livellarmi con loro. No, sapevo che era una grande difesa, non sapevo che era una delle migliori d'Europa. Allora appunto sono ancora più contento di essere venuto in una società così e con questa difesa qua. Ma secondo me è una dote. Io sono convinto, diciamo, che il difensore innanzitutto deve difendere, perché il primo compito è quello. Poi però se riesco anche a avere il fiuto del gol, diciamo, quando in area è importante, cioè saper segnare. Di solito anche in Serie B le palle inattive contano tantissimo, si sbloccano tantissime partite e avere quello è una cosa in più, diciamo. Sì, no, ma io vengo con grandissimo entusiasmo, cioè questo è uno stimolo in più per me, appunto per potermi confrontare con loro, magari mi insegneranno molto, cioè imparerò moltissimo da loro e quindi appunto vengo qua con la mia umiltà, cioè, proverò quando magari sarò chiamato in causa a dare il mio contributo e poi vedremo la stagione come andrà. Ma perché è una società molto sana, è una società ambiziosa e poi appena ho proposto la proposta ho parlato anche con Belingheri e Salviato che erano stati qua, mi hanno parlato benissimo della società e poi appunto avere davanti dei centrali molto forti sono stimoli appunto per la mia crescita, secondo me è il percorso giusto, diciamo. Sì, diciamo, io ho avuto la fortuna di, cioè come prima squadra a Padova non c'era un centro così, questo qua, un centro a cinque campi con le telecamere, cioè appunto si può lavorare benissimo e ovviamente toccherà a noi vedere come approcciarci, però un centro così è proprio incredibile, anche quello appena sono venuto mi ha proprio convinto ulteriormente a venire in una società così.